Buonasera a tutti. Oggi è 7 dicembre, domani sarà la festa dell'Immacolata, una grande giornata per noi cattolici italiani che celebriamo la Madonna di Gesù. Ed è anche per questo che da cattolico, sia pure laico e di matrice socialista, voglio rivolgere una comunicazione perché ritengo che sia giusto esprimere, far sapere quello che stiamo portando avanti. Io mi sono sempre richiamato ai valori dell'Ulivo, che rappresenta la sintesi dei valori del mondo cattolico, del mondo laico, socialista, quell'insieme di forze che in Italia hanno rappresentato il centro-sinistra, hanno governato l'Italia, che dalle ceneri della guerra, dalle ceneri del fascismo ci hanno fatto diventare una delle 7 nazioni più importanti del mondo e che riteniamo che vadano rilanciati questi valori, perché a noi ulivisti, che venivamo da più esperienze da portare a sintesi a unità politica per garantire la governabilità e i valori, diciamo, per gestire un paese, che bisogna essere portatori di valori, portatori di cultura di governo. Oggi si fa politica così per cooptazione, e i quali molto spesso non sono anche in condizione di operare e misurarsi con i problemi della gente, con i problemi della complessi della società moderna. E quindi noi riteniamo che Renzi, diciamo, sia entrato in un vicolo cieco. Lo abbiamo scritto nella rivista Oltreoceano nel 2015, ultima chiamata per Matteo Renzi, non ricordo che numero era, di ottobre 2015, che lui, venendo dal mondo cattolico, aveva una chance in più, cioè superare quel tatticismo, quelle furbizie che avevano caratterizzato le due componenti, la matrice postcomunista e la matrice democristiana, che miravano a questa grande alleanza, ma con l'obiettivo, diciamo, di esserne coloro che determinavano la maggioranza, l'egemonia, diciamo, il governo sia della nazione che del partito. Questo non ha potuto fare altro che fare un partito religioso, un partito dove non eravamo, diciamo, assieme per lavorare per il governo della nazione, per portare a sintesi questi valori, ma eravamo degli antagonisti, spesso dei nemici. E quindi abbiamo assistito a questo svuotamento del Partito Democratico. Chi si è allontanato, come me, come tanti altri, come me, oggi la maggioranza del paese non va più a votare, quindi, diciamo, qualsiasi governo, qualsiasi alleanza di governo è minoritaria, che la gente sta a casa sfiduciata da chi? Da coloro che hanno rappresentato il ceto politico che ha governato questi anni. Questo ceto, come vogliono le leggi della politica, le cose, come è nelle cose, ha sbagliato vari a casa. Invece noi assistiamo a un rimescolamento delle carte, a giochi, a nuovi partiti, a nuove alleanze, a mobilità tra uno schieramento e l'altro. Da ultimo, a me dispiace, perché ho una stima con Grasso, ci siamo sentiti in questi giorni, ho avuto degli incontri a Roma ad altissimo livello, poche ore prima che tra l'altro Grasso, diciamo, accettasse di diventare un altro pezzo della sinistra che non farà altro che farci perdere le elezioni, e invece noi dovremmo ricomporre
tutta la sinistra, tutto il centro, tutta l'area del vecchio sinistra, del vecchio centro sinistra. Bisogna avere coraggio, bisogna che i giovani tornino a fare politica, bisogna che il volontariato si riprenda la sua capacità autonoma a non cercare coloro che vogliono mettere cappelli anche sul volontariato. Bisogna che il sindacato riprenda la sua unità, quantomeno urgentemente, vada a ricostruire la Federazione Unitaria CGIL CISL UIL per essere unito. Stiamo assistendo alle divisioni, state vedendo questa questione per le pensioni e tutta una serie di cose che non sono più tollerabili. Noi stiamo mettendo su, si legge sul numero 5 della rivista Oltreoceano, un primo programma che è aperto a tutti gli spunti possibili. Faremo entro il mese di gennaio una iniziativa che non è tutta orientata a presentare i nostri candidati alle elezioni nazionali, questo potrebbe essere anche avvenire, ma siamo fortemente preoccupati per come si stanno mettendo le cose, perché qui c'è il rischio, ormai se ne discute apertamente nelle istituzioni politiche, che fatte le votazioni, fatte le elezioni, si torni nuovamente a votare perché il paese sarà ingovernabile. E allora un appello a trovare una capacità di sintesi, ma anche nel modo di governare, perché oggi, e mi avvio verso la conclusione, dobbiamo anche prendere atto che la sintesi nelle modalità di governo, nelle modalità di condurre le mediazioni, gli incontri, le esigenze che ci sono di mediare gli interessi nella società organizzata, c'è un incontro tra il mondo della produzione che va valorizzato, l'impresa, e il mondo del lavoro, come ci sono delle attività che lo Stato deve assicurare, dall'assistenza sociale, i servizi, le ferrovie, le grandi attività che garantiscono civiltà e servizi ai cittadini. Quindi non si governa più secondo le teorie di Marx o le teorie di Smith, ma si governa attraverso i valori reali di una società mista a livello di democrazia, di socialdemocrazia, di valori del socialismo, di valori e dei bisogni della gente. E in questa direzione dobbiamo rifondare la politica, dobbiamo rifondare i partiti, dobbiamo rifondare il governo della nazione.